No, non io, non io. Lascio spazio, lascio spazio. Visto che gli abbracci funzionano sempre. Diventano fondamentali. Perché poi ho interpretato male, come alcune volte si tenta di scrivere delle cose che diano dei messaggi, via di tutto, vai, le dici e poi uno si inventa il titolo in un'altra maniera. Altre volte io, come ieri, ho preso e interpretato male quello che voleva dire, perché poi l'ho risentito, l'ho rivisto. E mi dispiace. C'era l'aspetto umano, no? C'era il legame con Napoli che voleva che venisse. Sì, fuori. Infatti, ma io ho interpretato proprio male. Ovviamente no, giusto, però. Giusto, poi l'ho risentita la domanda dopo, e lì per lì, siccome poi c'era stato questo precedente che mi aveva un po' messo contro l'ambiente lì, per cui mi dispiaceva, allora credevo che il verso fosse lo stesso, la tendenza fosse la stessa, invece poi naturalmente mi dispiace per quello che è. L'annata che sta vivendo la mia ex squadra, perché poi proprio oggi mi sembra che si parli di ambiente esterno, di ambiente interno, e tu hai bisogno di reclutare tutte quelle forze che tu hai a disposizione, non dipende mai da una persona sola, per cui dipende dalla disponibilità di tantissime persone, di tantissimi particolari. In quell'ambiente lì noi eravamo riusciti a contagiare tutte le persone per lo stesso obiettivo, per cui questo fatto di trovare delle cose di qualità dove creano predisposizione, attenzione, uscire dallo spogliatoio per me, vedere il campo sempre segnato bene, tutto in ordine anche fuori dal perimetro di gioco, diventa una qualità importante, ecco. Forse la sintesi è sul messaggio iniziale delle casacche, il sarò con te, è un qualcosa che poi va a tentare di coinvolgere non soltanto quelli che sono dentro il campo, ma anche quei nonnini che sono sulle panchine dei quartieri spagnoli, come dire, siamo tutti importanti per i risultati della squadra, ecco. In chiave nazionale come si replica questo binomio, fattori esterni, fattori interni? Si cerca poi di trovare delle situazioni che stimolino i calciatori, per esempio, il fatto di chiedere ai numeri 10 di venire tutti a farsi vedere diventa importante, perché da qui poi si può prendere qualcosa avendo davanti queste qualità così, diciamo, cariche di fantasia, di estro, giocate di quelle che vengono in maniera naturale perché sono dei campioni, sono nati dei campioni questi qui, ci si può trarre poi la sfumatura che si riesce a riprodurre poi dentro il campo, mi vuole portare via. Con lui ci ho giocato insieme da ragazzo. E questo non deve essere una cosa. Era un terzinaggio. Sei parlato con Zaniolo, come sta? Sì, ci avevo parlato prima e Zaniolo è durissima che possa rientrare, anzi escluderei la possibilità. Grazie colleghi. Grazie. Ma Santoni era bifasico oppure no?